po' sperimentale, quindi mi piace molto lavorare nei laboratori e mi piace soprattutto applicare la tecnologia della nostra disciplina, della fisica delle particelle, ad altri campi della scienza, ma soprattutto diciamo, verso la società, cosa che ha un impatto sociale possa essere utilizzata negli altri. Ha parlato anche di divario di genere oggi, perché quello se non per sono poche le donne che fanno fisica. Sono poche le donne che fanno fisica perché, come ho raccontato, esistono degli stereotipi che non associano le scienze, diciamo, dure alle donne, ma sono ovviamente dei pregiudizi che non esistono, anche perché le donne è dimostrato che a livello scolastico hanno delle performance veramente ottimali, anzi fino al dottorato a volte sono più le donne che riescono, diciamo, negli studi anche scientifici rispetto ai ragazzi, poi però per qualche motivo le ragazze spariscono, diciamo, dall'area delle discipline scientifiche e si dedicano più, non so, alla famiglia, alla cura della famiglia, e quindi magari svolgono studi che sono di tipo più umanistico, o non dico più semplici, ma studi che non in qualche maniera non implicano la presenza in laboratorio costante, oppure appunto delle attività in orari di lavoro che non possono essere conciliati con la famiglia, con altre cose della vita personale. Il punto principale è sempre al CERN, è sempre sugli esperimenti che ho mostrato al Large Hadron Collider. Ci sono stati degli aggiornamenti degli apparati sperimentali perché lì aumenteranno ancora un po' l'energia. E questo ci servirà per continuare la fisica che abbiamo fatto fino ad oggi, quella che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.